nel dare la parola a Maria Concetta Giunta, che la prego di essere concisa. Concisa. Ah sì? Ok, per me va benissimo. Maria Carmela Giarratano, direttore generale, nonché membro del consiglio d'amministrazione di ISPRA, già membro del consiglio d'amministrazione di ISPRA, credo che sia uno dei direttori generali dell'ambiente che ha più conoscenza dall'interno dell'ISPRA e del sistema. Prego, a te la parola. Allora, innanzitutto un ringraziamento al presidente del PIS, Stefano Laporta, per l'invito a questa tavola rotonda di oggi. La presentazione dell'annuario è diventato un appuntamento importante per, proprio per la significatività dei dati che presenta. Io faccio un breve intervento, vedete, mi occupo di protezione della natura e del mare, e quindi sono particolarmente interessata al capitolo che afferisce alle informazioni che afferiscono alla biodiversità. Ho apprezzato quest'anno, diciamo, gli spunti che sono stati dedicati e il fatto che la biodiversità sia entrata tra gli argomenti principali che sono introdotti, diciamo, in una versione anche più come dire, comprensibile, più legata anche verso l'utenza esterna nel volumetto Ricapitolando l'ambiente, di cui mi piace anche molto il titolo perché dà, diciamo, un po' l'immediatezza della informazione e l'attenzione che è stata posta sul tema del capitale naturale. Sapete che sul capitale naturale oggi più che in passato si discute con un approccio che, diciamo, nasce soprattutto a livello di Commissione Europea, perché già sono diversi anni che esiste un gruppo chiamato MAES che fa appunto l'assessment della situazione dei servizi ecosistemici, dello stato di conservazione degli habitat, e noi come Italia stiamo lavorando a questa attività già dal 2014. Ma poi il cosiddetto collegato ambientale, la legge 221 del 2015, ha previsto l'istituzione di un comitato per il capitale naturale, ma soprattutto, al di là della modalità che è stata, diciamo, concepita per affrontare questa tematica, ha individuato la necessità di formare un rapporto sullo stato del capitale naturale che dovrà essere, diciamo, consegnato entro la fine di febbraio. Questo rapporto deve essere corredato da informazioni e dati ambientali, ma allo stesso tempo dovrà anche avere, diciamo, il comitato, e nel rapporto dovrà essere in qualche modo affrontato, sebbene in una linea di programmazione, anche il tema di promuovere l'adozione da parte degli enti locali di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione da parte degli enti stessi di appositi bilanci ambientali. Ora capite che diventa centrale il ragionamento che è stato snocciolato negli interventi precedenti sulla questione afferente alla conoscenza ambientale e alla certificazione dei dati. E su questo sicuramente l'ISPRA è oggi il sistema nazionale delle agenzie, di cui prima Marco Lupo faceva ampio riferimento alla legge richiamando espressamente gli articoli, diventano un punto fondamentale, ma altrettanto fondamentale sono altri due gli aspetti che ci interessano molto da vicino, cioè il reporting, perché l'attività di reporting diventa fondamentale nelle varie matrici che sono state indicate, ma anche la standardizzazione dei metodi di valutazione e di realizzazione di questo reporting. È chiaro che una legge che ha affidato al sistema delle agenzie un ruolo diverso rispetto al passato, più forte, più centrato sul tema, diciamo, della certificazione da una parte, ma anche di una significatività di interventi attraverso il tema dei LEPTA, eccetera, comporta anche l'assunzione di responsabilità specifiche rispetto a questa attività di reporting che diventa fondamentale nelle varie, diciamo, logiche, nei vari documenti. Io ho citato il documento sul diciamo, capitale naturale perché mi interessa, diciamo, l'ho fatto in modo opportunistico, perché è chiaro che
quel rapporto lì, che peraltro il primo che si fa, ha la necessità di lavorare molto sulla base dei dati che sono già acquisiti. Vedo in sala il professor Manes insieme alla Società Botanica Italiana, eccetera. Stiamo lavorando anche basandoci su altre diciamo analisi in termini di conoscenza che abbiamo, perché poi lo snodo della conoscenza dei dati diventa fondamentale per tutte le altre analisi successive e anche per quell'attività legata all'adozione di sistemi di contabilità ambientale, dell'accountability, del ragionamento di quanto si investe di risorse e quanto, soprattutto l'aspetto che a noi interessa di più rispetto ai servizi ecosistemici, quanto l'introduzione del pagamento dei servizi ecosistemici si traduca in una finalizzazione delle risorse economiche acquisite dagli enti rispetto ai temi del recupero, ripristino, conservazione degli habitat, perché non possiamo dimenticarci che le pagine che sono dedicate alla biodiversità, sia quella grafica sia quella descrittiva, evidenziano che comunque c'è una percentuale significativa di stato di degrado degli habitat. Non è un caso che la revisione di medio periodo della strategia europea per la biodiversità e conseguentemente della strategia nazionale della biodiversità pongono degli obiettivi di ripristino significativi. Quindi la conoscenza dei dati diventa fondamentale, perché attraverso la restituzione dei dati conosciuti si intercettano in miglior modo le azioni mirate di intervento che servono a recuperare la perdita di diversità rispetto a quegli habitat specifici. Però, come dicevo prima, la conoscenza ambientale, reporting, standardizzazione dei metodi, ma anche circolarità dell'informazione. Noi come direzione abbiamo investito già da qualche tempo sul network della biodiversità e a un certo punto ci siamo resi conto che, per quanto potevamo avere fatto un investimento in termini della definizione di un hardware in grado di consentire un'interoperabilità dei dati, non aveva un gran senso ragionare di interoperabilità di dati del sistema della biodiversità se poi non ci confrontavamo anche col sistema ISPRA-SINANET. Questo per dire che cosa? Che le amministrazioni possono mettere a fattor comune le proprie esperienze e anche le proprie, diciamo, risorse rispetto ad un progetto comune. Abbiamo stipulato una nuova convenzione per l'esercizio 2016-2017 che ancora, diciamo, ha un iter amministrativo in corso, però io approfitto oggi della sede e dell'occasione per dire: attenzione, noi a questo progetto abbiamo creduto, però questo progetto ha bisogno di un altro elemento che da soli come Ministero non, diciamo, non è vincente, che è il discorso della promozione del sistema, a partire da quei dati che prima Marco Lupo diceva sono più quelli che conferiscono le ARPA che quelli che conferiscono gli enti di ricerca in sistemi di interoperabilità. E allora, al di là degli articoli, dei referaggi, dei diritti di autore, tutto sacrosanto e giustissimo, perché se un ricercatore svolge un'attività e ha dei risultati che sono, diciamo, positivi, che, diciamo, hanno un effetto anche in termini di aumento della conoscenza, è giusto che ne sia affidata agli staff, al singolo, eccetera, alla paternità, tutto quello che volete. Però a volte, ancora oggi, riscontriamo che c'è una, diciamo, non dico diffidenza, ma una scarsità di disponibilità rispetto a metterli a fattor comune. Allora, se ragioniamo di un annuario di dati ambientali, se ragioniamo dell'importanza della conoscenza ambientale e ne facciamo un punto di discussione e ragioniamo su come oggi l'informazione ambientale viaggia sul web, sul social, su tutto quello che vogliamo, e poi al nostro interno non siamo disponibili a rendere interoperabili questi dati, questo non è un elemento positivo e oltretutto risulta anacronistico se poi andiamo a guardare un'altra prospettiva, che è quella che
diversa da quello di cui stiamo ragionando oggi, del citizen science. Si dice il cittadino deve essere più avvicinato in termini di conoscenza dell'ambiente, perché così si responsabilizza di più rispetto alla conservazione dello stato dell'ambiente, al buono stato dell'ambiente, eccetera. Allora possiamo parlare, discutere, presentare annuali, commentare a livello tecnico i numeri, le percentuali, eccetera, però credo che dobbiamo svolgere uno sforzo comune per far sì che questa conoscenza ambientale, che poi è alla base della necessità di avere una reportistica adeguata, standardizzata, eccetera, sia in grado di raggiungere non solo i tecnici, gli operatori e tutti noi, perché l'ho citato all'inizio di quanto sono utili questi dati anche per altri lavori che si fanno, però anche in una prospettiva di maggiore conoscenza della qualità dell'ambiente in cui il cittadino vive, che è diventa una cornice essenziale. Penso che su questo abbiamo la responsabilità di una riflessione per migliorare la circolazione delle informazioni, e con questo vi ringrazio. Grazie. Grazie.